Io sono questi ostaggi, cioè veramente mi ha molto segnato. Non volevo neanche vederlo quel video, troppo forte, troppo sensibile. Secondo me certe cose non andrebbero neanche fatte vedere. Io non so se succede anche dall'altra parte, non lo posso sapere, non lo so. Io credo quello che leggo, cerco di informarmi, cerco di capire, cerco di spiegare perché questa tragedia, questo, capito, questo conflitto, no, che sta inorridendo il mondo, no? Quindi mi ha colpito nella mia umanità. Secondo me certi video nei social non dovrebbero neanche girare. Comunque è anche giusto farli documentativi, però magari anche mettere magari a consentire la privacy prima di far vedere certe cose. Io spero che non li facciano del male, anche se non lo so. Soprattutto non vorrei essere una donna in questo caso. Però speriamo che dicono che sono, saranno oggetto di scambio per altri terroristi, cioè quegli altri hanno i terroristi, questi hanno i sequestri dei civili. Poi cosa hanno fatto gli israeliani contro i civili palestinesi? Domanda. Perché poi è quel punto, hai capito? Perché c'è tutto questo? Perché accade tutto questo? Perché c'è tutto questo? No? Perché dobbiamo sempre trovare i... Però non posso provare compassione davanti a una persona anziana che viene sequestrata, a delle ragazze che cantavano e vengono sequestrate, con una facilità, no? Mostrate così in pubblico. Non posso avere un moto di compassione. La speranza è che siano finiti in delle persone... Cioè, dipende in che mani finisci. Tutto qua. Adesso hanno tentato il Blitz, quelli dell'esercito, ma...